Siamo con Francesco Picarella, assessore del nuovo sindaco Miccichè. Allora, un commento a caldo su come è andata la campagna elettorale, si aspettava questo risultato? No, la campagna elettorale è estenuante, è un anno che materialmente siamo in ballo. Abbiamo creduto al progetto di Franco Miccichè, lo abbiamo creduto in prima persona, l'ho creduto anche io personalmente, appunto una campagna elettorale che ha dato sicuramente un risultato che non tutti si aspettavano, ma che in democrazia significa governare, e quindi questo 60% del ballottaggio voluto dagli agrigentini nei confronti di Franco Miccichè ci responsabilizza, ci gratifica, ma ci responsabilizza affinché possiamo provare a rimettere in campo quelle che sono le idee, soprattutto nel mio caso quelle degli imprenditori. Ecco, lei sicuramente si è già prenotato per avere la delega al turismo, una delega importante anche per la sua esperienza. Come sarà capitalizzata questa sua scelta? Ma intanto una delega fortemente voluta da Franco Miccichè, di un tecnico al turismo. Ad Agrigento si è sempre parlato del turismo come la panacea di tutti i mali, e adesso naturalmente siamo appunto responsabilizzati a mettere in campo quella che è la nostra esperienza. Io entro nella giunta di Franco Miccichè da tecnico opererò, e naturalmente cercando di organizzare al meglio quello che è il sistema turistico agrigentino, che da troppo tempo non ha avuto una guida, tant'è che è da almeno 8 anni che non c'è l'assessore al turismo, e da qui bisogna partire proprio per ridare dignità a quello che è il settore turistico agrigentino. È vero, siamo in un momento difficile, il nuovo DPCM naturalmente limiterà molto quella che è la possibilità per gli operatori del turismo, ma finalmente siamo qua e comincerò già da domani. Io domani mattina ho già un appuntamento con gli albergatori di Agrigento, ma già in settimana voglio incontrare tutti i settori produttivi di Agrigento, quindi ristoratori, titolari di B&B, negozianti, commercianti di via Atenea e della città, proprio per provare immediatamente insieme a loro a mettere in campo tutte quelle che sono le nostre esperienze sul settore turistico agrigentino. Ecco, distretto turistico della Valle, Ente Parco, Mudia, tutte, diciamo, tutte carte che si devono sapere giocare. Ecco, come assessore al turismo, come intenderà sfruttarle al meglio anche per la città? Ma noi abbiamo sempre lamentato dall'esterno, abbiamo sempre lamentato la mancanza di concertazione. Il mio primo compito è cercare di capire, di avere una storicità di azioni che sono stati fatti da tutti questi enti, che sono naturalmente o comunali o strettamente legati al settore amministrativo del comune, e da lì ripartire. Quindi voglio prima capire, ecco, che cosa è stato fatto, poi da lì mettere un punto e trovare quello che è buono, naturalmente mantenerlo e cercare di valorizzarlo al massimo, quello che non si è potuto fare tutti insieme provare ad implementarlo. Siamo con il dottor Giovanni Vaccaro, neo assessore della nuova giunta Miccichè. Allora, un commento a caldo su questo dato elettorale, dottore. Sì, è un risultato netto. Da un lato ce l'aspettavamo, perché ogni giorno percepivamo l'entusiasmo della gente. La gente ha voluto cambiare, la gente ha scelto una persona semplice, la persona della porta accanto. Da un lato siamo orgogliosi, dall'altro sappiamo che abbiamo una responsabilità enorme, perché sicuramente al comune non troveremo rose e fiori, ma ci sarà molto da lavorare. È stata una campagna elettorale lunga, difficile e anche particolarmente intensa. Sì, è stata una campagna elettorale lunga, causa Covid, sappiamo che poi le elezioni sono slittate, una campagna elettorale che ha visto diversi momenti negli ultimi giorni, devo dire che si è un po' appesantita, però noi e soprattutto il nostro candidato, mantenendo un profilo basso e andando a raccogliere quelle che sono le esigenze della gente, siamo riusciti poi a portare avanti il risultato che voleva la città. Una delle emergenze è proprio affrontare il tema Covid. Sì, il tema Covid è un tema che ci investe continuamente, non fa sconti. Di questo sicuramente se ne sta occupando l'ASP di Agrigento, e da quello che mi risulta credo che il direttore generale sia in procinto di adempiere alle ultime pratiche burocratiche per poi aumentare la dotazione di posti letto Covid dedicati.
Lei è un cardiologo, come metterà a frutto la sua esperienza all'interno della giunta Micichè? Ancora dobbiamo stabilire le deleghe, spero sicuramente di mettere in pratica la mia professione e quindi di occuparmi di qualcosa che mi riguarda come la sanità, ma di questo ancora non ne abbiamo discusso, è un po' presto, però godiamoci il momento.